lasciamo la tristezza, speriamo di trovare serenità, quella tanta, basta, poi per adesso ci godiamo le vacanze. E che cosa si augura per questo 2018? La pace, il lavoro e la solidarietà fra i popoli. Anche gli aretini salutano questo 2017 per dare il benvenuto al 2018, tempo dunque di bilanci ma soprattutto di speranze e auguri. Tatiana, cosa lascia del 2017? Tengo amore e lascio tutta sfortuna. Per il 2018 invece cosa si augura? Auguro trovare un buon lavoro, che mi piace tantissimo. E più serenità, dai. Lasciamo un po' di fughe, un po' di corse e guardiamo se facciamo un po' più tranquillo. Che sia meglio, perché quello passato non è stato granché, si spera in meglio. Qualcosa di buono sicuramente, che sia migliore di quello passato, insomma di questo che sta passando. Speriamo che ci porti un po' di abbondanza in più, perché c'è molta carestia in giro. Di questo anno invece cosa tiene, cosa lascia di questo anno che sta per concludersi? Beh, ho avuto la bontà da nostro Signore di avere due bei nipotini. Lasciamo un po' di nostalgia perché abbiamo fatto poche ferie. Tengo tutto perché può sempre servire. Che cosa si augura per il 2018? Serenità, tranquillità, salute a tutti, questa è la cosa più importante che ci può essere. Lascerò tutte le cose brutte che mi sono successe, bene o male. E cosa porto? Spero di essere felice quel poco che sono stata nel 2017 e anche nel 2018. Lasciamo i dispiaceri, li lasciamo nel 2017, perché il 2017 mi sembra un anno che il 17. Dai, sì, sono i dispiaceri, dopo il resto sono tutte cose della vita che vanno affrontati. Si devono superare, affrontare e sperare nel meglio. Cosa teniamo? La nostra convivenza e lasciamo un anno bellissimo per trovare un altro migliore. Cosa vi augurate per il 2018? Il 2018 sarà il lamento della famiglia, quindi aspettiamo la nostra bimba e niente, così.